cibo italiano è al centro della geopolitica mondiale e in questo contesto il nostro paese gioca un ruolo fondamentale. È quanto emerso da dibattiti della prima giornata del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato a Roma da Coldiretti in collaborazione con The European House Ambrosetti. A colloquio con EFA News, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e l'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia hanno messo in luce la capacità del nostro paese di fare sistema nel settore a livello europeo, come si è visto nei recenti voti su packaging e fitofarmaci. Oggi è il 21esimo forum internazionale dell'agroalimentare voluto da Coldiretti per quanto riguarda le strategie che riguardano i dati odierni rispetto a una crescita importante che l'agricoltura, l'agroalimentare, l'intero comparto ha avuto. Abbiamo superato i 600 miliardi, più 8% legato alle esportazioni, ma soprattutto con una possibilità di crescita ulteriore nei prossimi anni se utilizzeremo al meglio le risorse del PNRR, se investiremo in formazione e in innovazione, se creeremo quelle condizioni per le quali sempre di più i cittadini e i consumatori siano informati dell'elemento distintivo, qualitativo e di sostenibilità della filiera agricola italiana. Proprio nella giornata di ieri, grazie al lavoro di Coldiretti, insieme anche ad altre associazioni, abbiamo raggiunto un risultato importantissimo a livello europeo, quello legato al packaging. C'è chi voleva il riuso, sarebbe stato drammatico per quanto riguarda l'aumento dei costi per i cittadini, uno spreco di prodotto significativo, un aumento in termini di emissioni in atmosfera, un aumento per quanto riguarda il consumo di acqua. Grazie alla posizione da noi presentata sul tema del riciclo e delle bioplastiche, abbiamo, diciamo così, piegato e siamo riusciti a convincere gran parte della politica europea che quello era il settore, l'indirizzo giusto da dover perseguire, dando una risposta, ripeto, ai nostri cittadini, all'ambiente, al territorio nel quale viviamo, perché guardiamo la sostenibilità, ma guardando soprattutto anche alla capacità produttiva dell'intera filiera agroalimentare. Il voto legato ai fitofarmaci, quindi il blocco per il momento della normativa, è un ulteriore passo in avanti. Dobbiamo approfondire, ma siamo assolutamente convinti che il modello anche in questo caso rappresentato dal sistema produttivo europeo, che garantisce una quantità di prodotto disponibile all'interno degli Stati membri e evita di importare più del 30% di prodotti provenienti da altri continenti, laddove si fosse applicata quella norma in termini di diminuzione di prodotti fitosanitari, paradossalmente è stata una risposta all'ambiente. Può sembrare contraddittorio, ma da dove noi avremmo importato quei prodotti sono i paesi esattamente che hanno un consumo esponenziale degli stessi prodotti fitosanitari. Quindi sotto questo punto di vista grande attenzione, ma soprattutto anche in questo caso una tutela e una risposta importante per quanto riguarda il futuro delle nostre imprese. Più che elemento di novità è una conferma che fa vedere come la filiera agroalimentare italiana, il cibo, sia al centro, soprattutto nella parte che abbiamo affrontato stamattina, della geopolitica mondiale. Abbiamo visto come a livello globale non ci sia più una semplificazione di rapporti bipolari tra Stati Uniti e Cina, ma tutto sia molto molto più complesso e l'Italia in questo contesto sta cominciando a giocare un ruolo fondamentale. Lo gioca attraverso il suo modello produttivo del cibo, lo gioca attraverso il suo contributo a contrastare la insicurezza alimentare, lo gioca proponendo tecnologie straordinariamente innovative a basso impatto ambientale, ad alta efficienza. Questo è emerso da stamattina. Nello stesso tempo è emerso che quando l'Italia fa sistema tra tutti gli anelli della filiera, ma anche il sistema delle varie parti di rappresentanza. Penso alla cordata che abbiamo fatto insieme agli stessi sindacati o a tutto il mondo produttivo per contrastare quella illogica ed irrazionale proposta normativa comunitaria sul packaging. Quando fa sistema vince anche le battaglie perché ha dalla sua la forza del buonsenso. Quindi un'Italia sempre più presente sugli scenari geopolitici, un'Italia sempre più ammirata e che quando fa sistema non lascia niente per nessuno. Un altro punto di forza italiano è la costante ricerca della qualità da parte dei consumatori, come ha sottolineato Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, illustrando un'indagine realizzata proprio assieme a Coldiretti.
il rapporto Censis Coldiretti su come cambiano le abitudini alimentari degli italiani in una fase che è stata segnata innanzitutto dalla forte pressione sui prezzi. Ricordiamo l'anno scorso l'inflazione sul carrello della spesa alimentare ha viaggiato intorno al 12%, quest'anno si è un po' dimezzato, e poi più in generale da un'incertezza derivante da un contesto internazionale che naturalmente è fonte di grandi inquietudini. È in qualche modo stato un grande esperimento di massa per vedere la tenuta delle invarianti del nostro stile alimentare ed effettivamente il risultato è stato positivo, perché la gran parte delle persone non soltanto non hanno cambiato abitudini alimentari, quelli che lo hanno fatto, il 35%, sono andate soprattutto alla ricerca di sconti, promozioni per ridurre i costi, e soltanto il 5% ha rinunciato alla qualità. Cosa vuol dire? Che ormai gli italiani hanno sviluppato da lunga data delle competenze sociali che preservano una dieta alimentare all'insegna della qualità e dell'italianità dei prodotti.